È stata una grande stagione di lotte e forti contrapposizioni politiche e sindacali nella quale la provincia di Avellino tentava di virare verso la modernità con due idee diverse dello sviluppo socio-economico. Da una parte la Democrazia Cristiana di De Mita e dei Magnifici Sette che puntava sulla industrializzazione scegliendo la Valle dell'Ufita. Dall'altra il Partito Comunista guidato da un giovane Antonio Bassolino alle prese con un doppio mandato, rinnovare il partito e sfidare la DC sulla qualità degli investimenti per lo sviluppo di un territorio falcidiato ancora dalle migrazioni e imprigionato nella piccola proprietà contadina. Il saggio di Annibale Cugliano su cui la CGIL di Avellino ha discusso offre uno spaccato che pur con gli inevitabili e legittimi punti di vista ripercorre una stagione densa di avvenimenti e cambiamenti e la storia di un territorio che in quegli anni è intimamente legata, come scrive Franco Fiordellisi, nella postfazione più complessi rapporti sociali, economici e politici nel quadro della forte divaricazione tra nord e sud, aree costiere e aree interne. Una storia da rileggere sulla quale meditare oggi che la questione meridionale e il destino delle sue aree interne tornano al primo posto dell'agenda del paese in termini aggravati dalla pandemia.